Si apprestano a registrare il maggior numero di presenze nel mese più caldo dell'estate i territori della neonata Riviera del San Bartolo. Se la quasi totalità degli alberghi pesaresi è pronta a sfiorare il tutto esaurito nelle settimane precedenti e successive al Ferragosto, anche Gabicce e Gradara si preparano ad accogliere il flusso turistico più importante per la stagione 2021. Proprio a Gabicce Mare gli operatori hanno già evidenziato numeri in aumento rispetto all'anno passato, con prenotazioni che traghettano le strutture ricettive verso il sold out fino ai primi giorni di settembre. Sentendo anche gli operatori economici, quindi albergatori, ristoratori, sicuramente sono numeri ancora più importanti rispetto allo scorso anno, ma lo scorso anno partivamo da un presupposto che si era iniziato tutto a fine giugno, quest'anno già a giugno è andata molto bene. Mi dicono che le prenotazioni sono molto buone fino a fine agosto, fino alla prima settimana di settembre, quindi si fa fatica a trovare dei posti per dormire, per alloggiare a Gabicce Mare, quindi questo ci fa ben sperare. È chiaro che adesso c'è, tra virgolette, l'incognita del Green Pass, ma aspettiamo che il governo delinei in maniera chiara un po' la normativa da applicare soprattutto alle attività al chiuso, quindi penso agli alberghi che hanno la cucina come quasi tutti all'interno, quindi bisognerà capire se anche per loro vale il Green Pass. Spero che si trova un accorgimento che possa permettere quantomeno di concludere sempre in sicurezza questa stagione. Più che positivi anche i dati di Gradara, dove l'incremento di presenze permette di superare i numeri registrati nell'estate del 2019, l'ultima prima dell'esplosione del Covid. Molto bene i dati che abbiamo, che sono gli ingressi alla Rocca e diciamo, ai parcheggi, l'affluenza è superiore al 2019, questo anche sicuramente è dovuto alla difficoltà comunque ancora del spostarsi all'estero, quindi che agevole, favorisce il turismo interno. Siamo molto contenti, è partito anche il piccolo Magic proprio ieri, che tutti i lunedì di agosto vedrà il borgo a ricordare il grande Magic Castle, che non è possibile chiaramente per ovvi motivi allestire in grande stile, però tutti i lunedì questo piccolo Magic, sempre in sicurezza, ci ricorda che comunque questo periodo potrà finire e dovrà finire e tornare, sperando nel 2022, a rifare anche i grandi eventi. A Gradara i numeri sono in crescita anche per gli accessi e per le somministrazioni effettuate all'hub vaccinale, allestito all'interno del palazzetto dello sport. Non ci fermiamo, grazie all'annuncio insomma, del governo e di Draghi e l'avvio del Green Pass, sicuramente c'è stato un ritorno ai numeri diciamo, con cui abbiamo iniziato e anche superato 260 sabato scorso, 360 il sabato precedente, quindi sicuramente il nostro territorio, che era quello rimasto un pochino più indietro come percentuali anche di vaccinazione, sta recuperando velocemente su questa spinta del governo, che è molto positiva nella speranza e nella certezza anche insomma, di cominciare un autunno in sicurezza e soprattutto con le scuole in presenza.